Mister, un punto importante che il Celano tiene oggi Alfadini, cosa più importante secondo me che la squadra non ha mai avuto timore praticamente, non è mai stata schiacciata, ha avuto anche delle occasioni importanti oltre al gol. Sì, ma siamo venuti qua con la voglia di fare la partita, perché viene a Giulianova e pensi di non fare la partita, ti ammazzano, perché la squadra è forte, Giulianova, quindi siamo venuti qua con coraggio a farci la nostra partita e credo che poi non abbiamo rubato il punto, siamo usciti secondo me con un punto guadagnato. Un po' di rimpianto forse nel gol effettuato e subito dopo, lì un po' la squadra ha perso concentrazione, per il resto nulla da dire, verrebbe da dire mister. Sicuramente il pareggio subito dopo due minuti, sicuramente forse se passavano 5-10 minuti la partita poteva cambiare, però ci sta, il pareggio è giusto, abbiamo visto la partita, quindi noi siamo contenti, io sono contento della prestazione, io ai ragazzi l'ho detto, oggi non mi interessava il risultato ma mi interessava la prestazione e la voglia di venire a fare la partita su un campo difficile come Giulianova, quindi sono contento per questo. Mister, è soddisfatto di questa partita perché il Giulianova ha costruito tanto, sono più i rimpianti per non aver concretizzato poi tre punti? No, soddisfatto nel senso purtroppo del pareggio, però dovevamo fare meglio dall'inizio e dovevamo essere un po' più attenti, un po' più fare le scelte giuste, invece ci siamo un pochettino appiattiti sul loro modo di stare in campo, non abbiamo trovato le soluzioni veloci per poter sfondare, per poter andare a fare cose che noi possiamo fare, però questo fa parte, io ripeto sempre, e sono quegli inciampi che ci saranno, ci sono, meglio adesso che dopo, perché c'è motivo di lavoro per cercare di migliorare questo aspetto qui. La squadra che tra l'altro, come aveva detto lei, era uscita da una settimana difficilissima, ha avuto una reazione subito al gol e poi ha avuto anche delle occasioni clamorose per andare in vantaggio. Le chiedo appunto se questi aspetti possono dare fiducia. Dobbiamo essere bravi a iniziare subito a giocare la partita, non dobbiamo aspettare eventi negativi per poter farci dare un po' una scossa, perché poi se non arriva stai lì e stai sotto di un gol. Adesso siamo stati fortunati a raggiungerlo subito, però i ragazzi ci hanno provato, da questo punto di vista non ci può dire niente, dobbiamo essere però molto più bravi e lucidi a fare delle scelte, delle giocate diverse di quello che abbiamo provato oggi.